Carissimi amici e amiche di Rede Re Web TV, buongiorno a tutti quanti voi, ben ritrovati. Oggi ho il piacere di condividere con te la lettura, la meditazione del testo biblico tratto dall'Evangelo di Luca, al capitolo 11, versetto 23. Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. I farisei, sempre intenti a insidiare Gesù, arrivano perfino ad accusarlo di scacciare i demoni con la forza del capo dei demoni, cioè Satana. Il Signore li mette a tacere richiamando il fatto che Lui, con la potenza di Dio, è capace di vincere il maligno. Proprio evidenziando questa realtà di luce, Gesù asserisce la verità che ne è la conseguenza. Solo chi è unito a Lui vive una vita buona a tutti gli effetti. Chi gli sta lontano con la scelta di ciò che non è in linea con i suoi insegnamenti è come se scegliesse di essergli contro. Ma se contro Gesù vuol dire essere contro la via del bene, contro la verità e la sua luce, contro la vita stessa, vagare lontano da Gesù, dal suo Vangelo e vagare su strade di morte, così pure il tentare di raccogliere cose buone senza di lui, i campi dove non Gesù ha seminato, ma il maligno, padre della menzogna e di false promesse. Bene, tutto questo significa disperdere. Sì, tu disperdi quei talenti che il Signore ti ha dato, perché sei come il tralcio tagliato dalla vite, non hai linfa, non porti frutto. Un altro insegnamento che possiamo trarre da questo testo è che Gesù non è l'uomo dei compromessi. In politica si fanno i compromessi, anche nell'ambito religioso spesso si scende a compromesso. Vi porto l'esempio del fiume. Pensate al fiume Arno. Io penso al fiume Arno perché è il fiume che attraversa la città dove vivo, Pisa. Questo fiume ha due sponde, una a destra e l'altra a sinistra. Gesù sta sulla sponda destra, quindi chi è con Gesù si mette con lui alla destra. Sull'altra sponda sta il demonio. Chi è col demonio sta sulla sponda sinistra. Ma chi sta a sinistra non sta con Gesù. Quindi chi sta con me non è contro di me, ma chi non sta con me è contro di me. Quindi se tu sei, ti metti sulla sponda destra, sei con Gesù, sei dalla parte di Gesù. Se ti metti dalla sponda opposta, quella sinistra, ti metti contro Gesù. Tutto il mondo è diviso in due schiere, non tre, non cinque, non sette, ma due. Da una parte Gesù Cristo crocifisso, dall'altra il demonio. Questi due esseri si contendono il possesso dell'uomo. Da una parte il demonio che prende gli uomini e li porta alla perdizione e li allontana in questo modo da Dio che è fonte di vita. Dall'altra Gesù che prende gli uomini e li porta verso la salvezza, perché lui è il nostro salvatore. Per cui voglio rafforzare questo concetto, e cioè Gesù non è l'uomo del compromesso. Gesù oggi ti dice o stai con me o stai col demonio. Se stai con me, tu sei con me. Ma se stai dall'altra parte, certamente sei contro di me. Bene, qualcuno potrebbe dire, ma io non lo faccio apposta. Gesù ti dice in questo momento, non mi interessa, perché se decidi di stare sulla sponda sinistra, tu sei contro di me. Preghiamo per concludere questa breve riflessione. Signore, tienimi unito a te, stretto alla tua parola, io voglio vivere. E voglio vivere con la tua grazia nel mio quotidiano. Tienimi nella tua strada e non su quella del demonio. Aiutami a fare sempre la scelta giusta, e cioè stare dalla tua parte. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Il Signore ti benedica grandemente.